Stampa ancora 2.17.571 mentre Vince Nicholas si migliora 2.17.680. Jetix rimane sopra il 2.18. Vediamo se si riesce a migliorare Jetix dopo il T2. Spingendo forte Jetix sicuramente. Andiamo a vedere anche dall'abitacolo di Jetix come chiude il suo 2.18.106. Miglior tempo per ora in questo momento. Largo, molto largo al rientro dalla bus stop. Linea del traguardo è sempre infinita, irraggiungibile, non si migliora, anzi il giro di lancio 10 secondi e 400 con un Masha che arriva adesso sulle Blanchimont. Sta in piena la versione di Masha della Blanchimont. Staccatona, prima marcia e via dentro. Masha non si migliora, 1 secondo e 338 dietro. Carrellata a partire dall'ultima posizione per 2.35.456, Budri 76 dei VDA. A seguire Kurkus 2.33.182. Pashaman con 2.27.0 come l'ottava posizione. Poi Lupin con 2.19.0 vicinissimo al 2.18, non si migliora, 164 millesimi sopra in settima posizione. Mattia GTF 2.18.671, 1 secondo e 1 di ritardo rispetto al miglior tempo gli permettono di arrivare in sesta posizione. Quinta posizione per un assoluto protagonista, Nicola 27.05, 2.18.595, è vicino ma non abbastanza. Errore. Non ho visto chi era dietro, forse Budri, no? Nicola 27.05, adesso bisognerà andare a vedere se riesce a migliorare dalla sua quinta posizione, è lì, 1 secondo e 0.24 di ritardo. Masha 9.89 con 2.18.595, sono 45 millesimi, lo dividono dalla quarta posizione di Masha. Là l'errore era stato di Masha, aveva preso una bella botta e un testa coda. Esce anche Jetix per l'ultimo assalto, 5 minuti e 38 la conclusione. Vince Nicholas 2.17.680, 109 millesimi da Samp, sta facendo gli straordinari per andare a prendere Samp. Vince Nicholas che rappresenta i FIT, quindi compagno di squadra di Samp, infatti coppia che scoppia primo e secondo 2.17.571 con Jetix R86 2.18.106 che sta inseguendo e andando a prendere. Un altro stop and go e poi torniamo appena prima della partenza.
qualifiche completate, allora andiamo a vedere anche come sono i tempi. Jetix che riesce a strappare la pole position 2.17.422, Samp con 2.17.571 all'ultimo tuffo, con dietro, ora ci mancano gli altri, ci prepariamo, eccole qua, Jetix, Samp con Vince Nicolas, sempre fit, Pashaman, Masha. Pashaman riesce a strappare un 2.17.860, Masha 86, 2.18.560, poi Nicola, Mattia, Lupin 86, Vudri e in fondo Kurkuz. Ok, perfetto. Ci hanno detto di spegnere i microfoni. Ma noi siamo... Questa è la comunicazione della direzione gara. Siamo in attesa dell'inizio della gara, questa Spa-Francorchamps, 60 minuti, se vado a memoria. Ah, 26 giri praticamente, con Jetix sulla griglia, Samp in prima posizione all'ultimo tuffo, davvero, con Vince Nicolas in terza posizione, vediamo un po' questi bolidi della scuderia Ferrari. Pashaman gialla in quarta posizione, Masha subito vicino, Nicola auto rosso e blu, Mattia con QRS, Vudri, Kurkuz, stessa livrea di Jetix per gli R36. Andiamo a vedere il bordo pista, sarà una partenza da ferma, bisogna vedere Jetix che è sulla corsia esterna se riesce a beffare Samp con magari un incrocio di traiettorie oppure a cercare di sopravanzarlo. Giro 1 di 26, andiamo a vedere, importantissimo adesso vedere la partenza di tutti, qualifiche spettacolari, un grande rimescolio delle posizioni iniziali. Già davanti si prospetta un interforum veramente scoppiettante, 10 piloti, ognuno impegnatissimo per rappresentare al meglio i 4 forum che sono coinvolti, VDA, FIT, R86 e Drive for Fun, gente in campo, gente impegnata, gente che sa il fatto suo in pista. Adesso probabilmente attendiamo la partenza. Sa quando arriverà, sarà 60 secondi, 120 secondi. Bandiera verde. Eccoli. Partono. Sincronizzazione. Pronto Jetix, pronto Samp, pronto Vince, Pashaman, Masha. Noi siamo pronti a vedere. Bloccaggio per Samp. Parte male sia Samp sia Vince. Quindi Pashaman e Jetix prendono il vantaggio, attenzione, curva 1, c'è stato forse un contatto là dietro, sembra Kurkuz in fondo, una scuderia veramente di cavalli rossi che si snoda con Pashaman che guadagna la terza posizione, taglia ora in questo momento dietro Samp con Vince al suo interno, segue Nicolas. Masha ha perso una posizione, in sesta posizione Masha. Dietro, eccolo qua. Però la coppia che scoppia qua è Pashaman e Vince Nicolas. Inseguono Samp, attenzione, errore di Pashaman con Vince che lo sorpassa, quindi si ripropone dietro Samp mentre Jetix ha già preso un po' di margine, 0,7 là davanti. Andiamo a vedere Masha dietro e si deve tenere a freno. Mattia si è staccato un po', appunto 3 secondi da VRS Nicolas, e quindi Pashaman che riprende la mantiene la sua quarta posizione, dietro c'è VRS, appunto davanti c'è Vince Nicolas, VRS è Lupin, Vince Nicolas che si deve difendere da Pashaman, ma aveva la posizione mentre Jetix è già a 0,8 da Samp, impressionante, qua si stanno delineando due probabilmente gruppetti, con Masha davanti a Nicola, Mattia e Vudri, errore di Mattia GTF che scivola indietro con Vudri che lotta con Kurkuz
corse per le ultime posizioni. Tanto andiamo a vedere da davanti Vince chiuso a Panino che insegue i due dei fit con Pashaman che va larghissimo, non si risparmia la pista sicuramente Pashaman con URS. Avevo visto una graffia e si imbrogliava sulla posizione di... è nono! Errore di Lupin, erroraccio di Lupin che va davanti a Kurkuz dietro a Woodry 76, quindi colpo di scena in quinta posizione sala Stremascia, 86-17, eccolo là, che va all'inseguimento, poi ci abbiamo Vince Nicholas chiuso appunto tra Samp, suo compagno di squadra, e dietro abbiamo Pashaman, davanti c'è Jetix, quindi testa della corsa per gli R86, due fit e un Dragon Fan. Ora in questo stato della corsa sempre più vicini i due fit, Vince Nicholas che è a 0-2 da Samp, è veramente incollato al suo compagno di squadra, insieme stanno cercando di ricuscire questi 0-8 e hanno accumulato il ritardo su Jetix, mentre c'è Nicola che lotta senza esclusione dei colpi con Masha, infatti prende la posizione Nicola dei QTA con Mudri e Mattia che sono scivolati un po' più indietro. Piccolo stop and go per noi. Nicola davanti a Masha, quinta posizione con Vince Nicholas sempre più vicino a Samp, la coppia che scoppia su questo terzo giro su 26. Andiamo a vedere un po' come concludono di filo Sponso, importanti per la progressione gara. Sembra che Vince Nicholas ne abbia qualcosina in più di Samp, infatti lo fa passare. Erroraccio invece di Pashaman che va a lungo alla seconda delle scomps. Infatti Vince prende la seconda posizione e prova a tirare. Vediamo se Samp rimane a traino. Ecco, Nicola vede la possibilità, la Pumon di chiudere su Pashaman, dentro Masha, chiuso a Panino, due, a controllare Pashaman, sì, Drive for Fun, esatto, URS Lupin che mi sembra ritirato ai pit, andiamo a vedere la mappa, no, neanche ritirato ai pit, non è più in griglia. Perdiamo un pilota dalla decima posizione, rimaniamo in 9 su 12, ricordo 3 piloti per forum. La cosa spettacolare di questo campionato è che l'Interforum non viene praticamente considerato la posizione di arrivo
prendere i punti, ma viene considerato il totale del tempo gara e viene confrontato fra tutte e quattro le stanze. Ricordo, quattro stanze, quindi si parla di 48 piloti più le riserve schierate dai forum. Questo grande campionato Interforum. 5-6 tappe monomarca, ogni forum ha previamente scelto la pista e la combinazione tra pista e auto. Ho scelto la Ferrari per questa Spa, la GT3 per Spa Francorchamps, e qua vediamo il leader della corsa, fari accesi per la Ferrari numero 55, casco Sky 58, guida la corsa dopo 4 giri. Stamp in evidente difficoltà, abbiamo 961 millesimi di ritardo accumulati da Fins. Un compagno di squadra però tiene saldamente il podio. Con Nicola che sta perdendo il collegamento con Fasciaman un secondo e mezzo. Ora è porta avanti la bandiera dei VDA con Mattia, anzi V76, mentre VRS Lupin l'abbiamo visto ritirato, peccato per i VDA che perde un elemento importante che era protagonista fino a qualche curve fa. Stanza 2 sta procedendo nel migliore dei modi con Woodring, settima posizione, 4 giri su 26, Samp ancora in evidente difficoltà dietro Vince Nicholas, con uno sfocato Vince Nicholas alla stop. Andiamo a vedere lo spot dall'abitacolo di Vince Nicholas. Vede lontano Jetix, sono 2 secondi e 5 il ritardo accumulato fino a questo momento dalla seconda posizione su un ottimo Jetix che sta sfruttando al meglio la sua 488. Jetix che ha fatto in qualifica a seconda posizione per gli R86, compagno di squadra di Kurkuz che si trova in nona posizione. A fare gli straordinari per andare a prenderlo. Poi che abbiamo Nicola 2705 appunto qua che vede a distanza di 1 secondo e 3 il Pashaman dietro Masha 2 secondi e 2, staccata molto forte che deve gestire molto bene Nicola 2705. Ragazzi, gas! Buona anche per Nicola. Guida per la settima posizione tra Buti e Mattia, vicinissimi a 0,05. Mattia stasera rappresenta i FIT, attualmente occupano la seconda e terza posizione con Fitz, Nicholas e Samp, 96W, che potrebbe portare punti importanti, tempi importanti a FIT, in ottava posizione con il 76 che adesso sbaglia la frenata. La Stavelo scia tantissimo, Mattia prende tutta la scia da Ferrari 45 del 47, vediamo l'acceleratore, si lascia l'acceleratore, poi si edita a 2.25, larghissimo Budri per cercare di sfruttare tutta la velocità possibile, arriva la staccata molto lungo
vede la porta Mattia e Vutri si incrocia nelle traiettorie, attenzione a non andare in contatto, andiamo a vedere il bordo pista perché qua i due piloti sono affiancatissimi, deve fare gli straordinari Vutri ora alla staccata con Mattia che si tiene largo, va a incrociare le traiettorie, bisogna vedere quanto gira forte Mattia e qua si soffre. A sfruttare tutta la scia sulla radio non luce, curva più famosa del Spa-Francorchamps, questa compressione, doppia compressione in salita, è una S, che adesso ha portato a 4 secondi e 1 il vantaggio su Mins, mentre Santo è 4 e 8, i Fint saltamente in seconda e terza posizione si scambiano. Probabilmente una staccata, ecco Mattia che butta all'interno Vutri che non gli vuole chiudere la porta, gli vuole lasciare lo spazio, fa una bella traiettoria, si vanno a incrociare, sfida molto tirata questa di Mattia con Vutri 76 e Mattia prende la posizione con Vutri che non ci sta, ma la Puon difficile sorpassare, bisogna fare una gran traiettoria, vanno entrambi fuori con le quattro ruote dalla linea bianca, chiuse Vutri 76, cerca uno spiraglio per passare ma è lontano, lontano, si parla di 4 decimi, cerca di tagliare sulla chicane, va alla frenata all'uscita da... la Campus, all'uscita della Campus va in frenata e quindi perde un po' di tempo con Mattia che guadagna 0,4 e Vutri che rimane insieme a Kurkus, è ben avanti a Kurkus no. Per cercare di prendere le più scia possibile, attenzione un quasi un traverso si avvicina tantissimo, andiamo a vedere la velocità, era velocissimo all'uscita Vutri. Stanno contendendo la settima posizione, più che altro si stanno tirando cercando di fare il meglio possibile per loro, la competizione sia sulla posizione sia sul tempo totale di gara, ma qua Mattia ha messo il turbo, ha messo veramente il turbo e deve fare veramente gli straordinari per andare a prenderlo, sta cercando di tagliare il più possibile, di mettere meno pista tra lui e Mattia, esce forte, 76 con Mattia che ha 11 secondi da Masha, grazie al miglior giro è in svantaggio di solo 2 decimi dal suo best lap. Andiamo a vedere davanti Samp, abbiamo un secondo di ritardo da Vince Nicolas e 5 secondi di vantaggio su Pashaman, mentre Nicola 27.05 tiene botta all'assalto di Masha, ma sta facendo sfuggire Pashaman a 2 secondi e 4 quando siamo al settimo giro su 26. Gara lunga e impegnativa, vediamo un po' come va a finire, non sarà sicuramente scontato l'esito di questa sfida, anche perché se andiamo a vedere i tempi su Nicola, Jetix è un martello 2.19.8, l'unico sotto il 2.20 ora in questo momento, Vince Nicolas 2.26, Samp 2.23, Pashaman 2.27, Mola 2.27, Masha, errore di Masha 2.25.8 con 3 secondi di penalità, Mattia 2.24.0 come Vutri 2.24.9 nell'ultimo passaggio e Kurkus 2.23.4, ma qui sarà uno scarto di 1 minuto e 52, gara in salita per il nostro buon Kurkus, andiamo a essere admin degli R86, fa sempre un gran lavoro, un grande impegno per Kurkus, però in pista ovviamente si deve confrontare con dei mostri sacri, che erano i vari Interforum, e c'è un bilanciamento delle stanze incredibile.
va col secondo e va col terzo e va col quarto dei vari gruppi e poi si scambia, vedi il primo di altri gruppi va col secondo, terzo, quarto. C'è un bilanciamento verso l'alto pauroso, per cui si sfidano sempre i migliori di ogni forum. Di gara, quindi cerca di spingere e sprigionare la massima potenza, la massima efficacia in pista da ogni vettura. Ricordo che è un monomarca, i piloti devono ogni gara interpretare al meglio la vettura proposta. Cambia tutte le gare, sempre una macchina diversa, quindi insomma ci sarà da vederne delle belle in questo Interforum. Numero 72 per Nicola 270591. Come potete vedere, i team hanno una livrea sola per tutte le vetture, così anche a colpo d'occhio si riconoscono. La numero 72 SMP Racing blu, bianca e rossa. Hanno questa versione italianissima rossa, la bandiera si intravede sul bianco, verde, bianco e rosso, strisciata, colorata, la vettura rossa, numero 53, la Black Pan, a sfondo nero e Black Pan, quindi 2015-2016, numero 40 millesimi, Vince, Nicolas, con 3 secondi e 6 di ritardo, da Jetty, là davanti, 4 secondi, 2 ore, così era accorciato il ritardo perché era arrivata la prima doppiata. Potrebbe arrivare per Kurkus, per Jetix, che è Kurkus, là il pallino blu che vedete nella mappa in alto a destra. Abbiamo anche la sfida con Nicola, che attenzione, ha visto Pashaman di traverso ai pit, colpo di scena per Pashaman che perde la quarta posizione, la Shamasha, l'inseguimento di Nicola, e quindi Pashaman un protagonista dopo la Lanchimon che arriva di traverso, ha perso un sacco di tempo, quindi andranno a scorrere, entrano all'ottavo giro. La tragedia per Pashaman, che fino adesso aveva fatto una gara impeccabile. Andiamo a vedere i tempi, parla di 2:20:0 nell'ultimo giro, il suo miglior giro. Stop per la risoluzione dei danni con Jetix, appunto è arrivato. Abbiamo Kurkus girato. Kurkus girato in evidente difficoltà, che sta cercando di far passare tutti. Bandiera gialla esce fuori, dai Kurkus, mettila retro. Danno evidente anche per Kurkus, peccato. Peccato per Kurkus con Jetix, compagno di squadra. Rimane un po' l'unico esponente degli R86 a lottare contro la coppia Fit a 3 secondi e 9 di distanza, con Nicola in una sorprendente quarta posizione, che però è lontano, si parla di 5 secondi e 3, anche se sta migliorando i suoi tempi, appunto ha fatto 2:19:08 un passaggio, non male Nicola, non male assolutamente. Masha tranquillo a 7 secondi e 9, però 10 giri su 26, qua abbiamo ancora 16 giri da spingere come dannati. Si spinge forte, si spinge sempre. Grande Interforum, formula interessante questa dell'Interforum, ideata vari admin dei quattro gruppi,
levata di serrante. Ora per il VTA si è visto regalata la quarta posizione con l'errore di fascia, con Kurkuz che si ritira. Vedo soltanto Macia, quindi attenzione, colpo di scena, Kurkuz ritirato. Mattia ne ha 9 secondi a 8 da prendere Macia che sembra abbia una penalità, sì esatto, 4 secondi di penalità per Macia. Deve fare lo straordinario per rimanere davanti a Mattia, che non fa dei brutti tempi, però la distanza con Nicola di 8 secondi e 2, insomma, che cosa riesce a organizzare Macia per chiudere 28 secondi. Non è lontanissimo Samp, che a 4 secondi e 4 da Nicola dà un po' di speranza. Samp ha fatto 2.21 l'ultimo passaggio, Nicola 2.19.8, quindi sta migliorando tanto. Samp a 4 secondi da Nicolas, 4? Quanto è lontano la visuale, Scotto? Seconda per Nicola in uscita dalla source. Ricordiamoci il radiglione luce. Tanto, cordolo, devi andare. Forza bimbi belli. Ancora, e Samp è a 3 secondi e mezzo. Evidente difficoltà per Samp. Adesso lo intravede laggiù in fondo, vediamo se si vede la Bruxelles, sì, la vede. Fa 11 ora in questo momento. On, guarda come lo vede Nicola, c'ha la carota che permette di bastonare il motore della Ferrari per andare a spremere ogni singolo cavallo. Pasciaman che è rientrato ma è ottavo. Ah, peccato, vediamo un danno l'auto di Pasciaman, probabilmente lui non la vede, lo vediamo solo noi. Con Woodley a 51 secondi, ma ormai sei un po' fuori dai giochi, mentre Mattia a 5 secondi e 7, il ritardo di Samp di 6 secondi rispetto a Nicolas. Samp che stasera fa da host per Infint. Forza Samp, un arrembante Nicola 27.05.91 VTA. Sta
arrivando su Santo, una grande sfida al 12° giro su 26. Pashaman, peccato per questi ritiri, ragazzi, peccato, siamo sarà 9, ora siamo 7, con la sfida delle sfide Nicola verso Samp, a 2 secondi e 4, intanto Vince Nicola si spreme, che possibile, fa 2:20 e 3, vediamo adesso l'ultimo passaggio, 20:01, mentre Jetix fa 2:20 e 0, ci sono 4 secondi e 9, 5 secondi fra di loro. Tentuccio della Ferrari di Vince Nicholas dall'esterno, quando all'inizio del 14° giro abbiamo passato il giro di boa, la metà gara, spartiacque, arriverà ora o più attardato. Stanno continuando a tenere un ottimo ritmo i piloti 2:20 e 0:21, io e Samp, che sembra avere proprio dei problemi, perché si parla di 1:05. Nicola è veramente a 2:03, sta cercando di fare il possibile per andarlo a prendere, non è facile andare a prendere Samp, ma comunque ci sta provando, mentre qua Vince Nicholas ha 4:09 da riuscire, e Jetix riesce ad essere un attimino più veloce, quel che basta per rimanere a 4 secondi e oltre di vantaggio. Thank you.
inquadratura a inseguimento non si può vedere. Nicolas, ovviamente 178, vediamo un po' la Blanche Monde, sprinta tanto, andiamo a vedere anche il tachimetro, interessante da vedere, sesta. Staccata fino alla prima, larga tanto per chiudere Nicolas la fetta sul retticino del traguardo. Un 281, mentre Jetix fa 220.0, ancora martello Jetix che si porta a 6 secondi di vantaggio. Nicola e scende a 1:08 sulla Source. 7 piloti per adesso rimasti in pista con l'ultima defezione di Pashaman dopo Kurkus. QRS Pen 86. Peccato ragazzi. Queste defezioni, manca stasera anche Chosbet e Roby. Chosbet in Daniele 86, un po' in vista. Vediamo 43.4 litri nel serbatoio di Nicola. Siamo al quindicesimo giro su 26, ne mancano probabilmente meno di 13, ne mancano 15. Quindicesimo giro. Tra un po' inizia il conto alla rovescia dei 10 giri alla fine. La fine di questo giro per Jetix. Sta arrivando adesso perché è sulla Blanche Monde. La 27.05.91, ancora differenza miglior giro 0.6, è forte un Samp a 1:06, ormai l'ha preso quando mancano quasi 10 giri alla conclusione. Sprint e va tutto pieno per Nicola, accelerazione totale, arriva a 2.51, staccata seconda, prima taglia sul cordolo, ottima padronanza del mezzo e chiude ancora su Sampo, un secondo e tre. Sampo ormai è vicino a 2:20 e 3, mentre Sampo è 2:21. Ma è importante, guardate come lo vede vicino, lo vede, è praticamente negli scarichi di Sampo, sta cercando di profumo della terza posizione, e ce l'ha lì a un soffio, cercando di guadagnarla con tutto se stesso. Nicola 27.05 dei VDA, i Fit che guidano in seconda e terza posizione, ma potrebbero perdere una posizione. Allora, delta positivo per il T1 di Nicola 27. Con Samp in evidenti problemi, una brutta staccata per Samp che riparte ora, terza marcia, tocco di freno, si lascia scorrere, poi via verso la Pumon, quarta, quinta, toccatina di freno, freno motore in quarta, si va a tagliare sul cordolo, accelera presto. La 27.05.91 va su Samp, ma è lì, ma è attaccato, ormai ci prova, ormai lo sente. Kudri che ha 16 secondi di ritardo su Mattia, cioè siamo arrivati a 5 secondi e 9 su Vince Nicolas. Rimaniamo su Nicola
ormai alla Blanche Monde, penso arriverà alla staccata in fondo alla bus stop vicinissimo a Samp. Va a prendere tutta l'accelerazione che riesce a dare, staccatona piena in prima, attaccata a Samp, si legge molto bene la targa Pro-Am della vettura di Samp. Poi il zag per confondere l'avversario, punta all'interno, si fa vedere negli specchietti, Masha disconnesso. Masha disconnesso, quindi Mattia prende la quinta posizione, Budri la sesta posizione, rimangono ai box Kurkuz e Bashaman. Rimola 27.05, mentre è sempre più attaccato a Samp. 0-3. Adesso nelle scoms è difficile, andiamo a vedere il cortopista, perché qua la staccata è importante, il meno 191 al miglior giro di Nicola con un grande VDA in rimonta sul fit, dovrebbe andare al sorpasso, siamo al giro 17 su 26, qualcosina Samp Nicola dopo la Bruxelles, cerca di quello là dalla Betaola la Pon, staccatina sul 4 per rispettare tutta la pista Samp per non farsi prendere mentre fugge dalla Volpe. Samp nei panni della lepre e Nicola nei panni della volpe. Attenzione, errore di Nicola, errore, quasi un sovrasterzo, non prende il paletto interno, brivido e un erroraccio, conta 0-5 Samp. La Blanchimon, intanto qua abbiamo Jetix che chiude il 17esimo nel 18esimo giro, la staccata di questi due, dall'interno Nicola si incrocia le traiettorie, Samp all'interno ancora, rimane davanti Samp, attenzione, qua bisogna veramente andare sul pubblico per vedere la visuale. Ci prova Samp, che adesso è dietro, sorpasso alla Surs, Nicola 27 per il VDA, prende la terza posizione, il podio, lascia buona, attenzione Samp, taglia tanto, un po' scomposto su questo Radillon Rouge, non la lascia. Nicola non può fare un altro movimento, in difesa e quindi Samp va alla grande staccata, grandissima staccata per Samp. E mettiamo il bordopista, si arriva alla Bruxelles con Nicola tutto da rifare, Samp che si difende molto molto bene in corpo a corpo e rimette dietro Nicola. Siamo al giro 18 su 26, abbiamo 6 piloti in pista, tra cui Mattia che ha l'arduo compito di portare in fondo la gara in quinta posizione, ma è ben distaccato sia da Nicola sia da Vudri, quindi il mare della tranquillità intorno a Mattia, con Nicola che adesso esce dagli specchietti, si fa vedere, punta all'interno, vanno sulla... troppo lontano e Samp fugge come la lepre, si diceva prima, combattivo e determinato a mantenere la terza posizione. Ma questa Blanchimon, per Nicola fa tanto, la Blanchimon, infatti va all'esterno, si va
vado a toccare, attenzione, no, patatrack, patatrack con Nicola. Grande errore, Samp lo aspetta e Nicola... grande danno di Nicola per la Blanchimon all'esterno. Dice la posizione Samp nella speranza che non incorra in una penalità, però la botta che ha preso Nicola sul posteriore è stata veramente forte. Grande attività di Samp nei confronti di Nicola. 27-05, fino a quel momento lì aveva fatto una gara perfetta, aveva anche fatto un ottimo sorpasso all'esterno sulla Blanchimon. Sono andati al contatto, si è girato, come succede molto spesso per i contatti ad altissima velocità, ha preso con il posteriore la balaustra interna della Blanchimon prima della bus stop e Samp gli restituisce la posizione. Adesso bisogna vedere se Nicola ha un danno oppure no. Mi sembra di sì. È a 0-3. Samp minaccioso. Nicola 27 alla Bruxelles. Qua questo sfida nel giro 19-26. Quando mancano 7 giri alla conclusione è qualcosa. Fitz Nicolas che ha 6 secondi e 8 di ritardo su Jetix. Adesso vediamo l'attacco di Samp all'interno della Pumon, però si rimette davanti. Aia, Nicola. Ora perde la terza posizione, perde la vettura sulla Pumon, fa un testa coda. Samp sfila via, probabilmente adesso ci sarà un pit per risistemare la vettura. Circa 18 secondi di vantaggio su Mattia, quindi potrebbe anche perdere la posizione Nicola. Quando mancano 7 giri alla conclusione, Jetix passato ora sul traguardo, punto. Vediamo anche Vince Nicolas. Nicola 27 che riprende la via della pista. Samp che esce vincitore da questo duello un po' sporco. Andiamo a vedere cosa decideranno poi gli giudici. Alza il piede sulla Blanchimon Nicola, probabilmente farebbe meglio davvero a rientrare in pit ora in questo momento e andare a fare la gara su Mattia. Intanto rientra ora in questo momento su Mattia quando ha 14 secondi e 3. Capina anche la balaustra. Lane per lui. Passa ora Mattia. Nicola ferma il pit che riesce subito. Riesce subito, probabilmente ha soltanto riparato qualche cosina. La sospensione o simili, esce a praticamente 6 secondi e 7 da Mattia, quindi gara in rimonta per Nicola, con Vince Nicolas che accidenti, è paracadutato a 0-6 da Jetix. Questi attimi proprio Jetix deve aver avuto un problema, ha fatto questa coda, perché 6 secondi di tranquillità di vantaggio di Jetix sono andati a sfumare con Vince Nicolas che si ritrova a 0-8 sulla Blanchimon. Potrebbe essere a tutto vantaggio della squadra dei Fit che si trovano in seconda e terza posizione con un Jetix in evidente difficoltà, comunque che ha avuto un problema. Stavamo seguendo Nicola, adesso ha un compito arduo di recuperare 10 secondi a Mattia. 8 secondi in più, fa 2.27, mentre Nicolas martella un 2.26, quando siamo al 21esimo giro di 26, 5 giri alla fine.
Spinge forte. Samp che dopo la grande adrenalina della lotta con Nicola adesso è a 29 secondi da Vince e a 30 secondi da Mattia, quindi in tutta tranquillità può arrivare fino in fondo con un Vince Nicolas che migliora il suo T1, vede, premette gli scarichi di Jetix, eccolo là, vettura numero 55 Casper Sky alla Bruxelles con le scoms. Catona, Jetix va quasi verso l'esterno, poi richiude, ha preso qualcosina, 04, 06, la promozione, l'ha tracciato bellissimo, circuito immerso nel verde del Belgio, un posto dove piove spesso, ma stavolta ci ha graziato un bel sole. Fari accesi anche di giorno per Jetix. Errore di Vince Nicolas che va in quasi in sovrasterzo, poi la riprende. 06-07, perde qualcosina. Quindi fa respirare Jetix. Nicola è a 16 secondi da Mattia. Va a 8 secondi 17 da Nicola, ora sta facendo 2.25 con Nicola, ha fatto 2.47, accidenti, un tempaccio. Sample 2.21.4, meno stabile, ma la lotta è qua, là davanti, perché Vince Nicolas è 0.7, perde qualcosina dal miglior giro, ma non si fa intimidire, va sulla source, accelera presto, accelera prima, posta la vettura e via, andare. 06 fatta, però prima della fine c'è stato lo stravolgimento di 8 secondi persi da Jetix, hanno avvantaggiato Vince Nicolas con Samp saldamente in terza posizione, non sembra inserito né da Mattia né più da Nicola. Nicola è a 15 secondi di ritardo su Mattia, Nicola si deve difendere da Budri 76 in rimonta, in rientro, in sesta posizione, iniziata in 10, finita in 6 con due demi tirati e ci attendono ai box, Masha disconnesso per sfortuna, tra in quinta quarta posizione con Mattia in quinta. Per la sua source nel 23esimo giro, 3 giri alla conclusione. Ragazzi, pulito, onesto, Vince Nicolas, fari spenti, una bella sfanaraglia a Jetix, se li trovava 0.6 da lui. Ottima guida, perfetta per entrambi, tranne l'errore, l'unico errore gli è costato 8 secondi a Jetix, ma non sembra essere impensierito dalla vicinanza di Vince Nicolas.
serata e migliora ancora più. L'ultimo passaggio 2.19.499, leggermente meglio Jetix 2.19.478, va a sfruttare tutto il cordolo in uscita per l'accelerazione di Vince Nicholas con la Bruxelles, seconda posizione, seconda marcia. Allarga un po' di più Vince Nicholas, prende un po' di fluidità di accelerazione, va tanto largo sul tappeto verde e via di Pumon. Stacca in quarta, lascia l'acceleratore, poi via, gas in fondo, cordolo cordolo per la Campos. Freno in terza, si ridà tutto gas, quarta, terza, via andare sulla Stavelot, tracciato molto tecnico, difficile, impegnativo, siamo sempre lì. Ora Jetix ha preso qualcosa, un secondo e sette, vantaggino per Nicholas. Riepilogo impietoso, 2.23.0 per Vince Nicholas. Andiamo a vedere anche dietro, Nicola a 7 secondi da Budry, 18 secondi da Mattia. Nicola ormai dopo un bellissimo duello che ha portato avanti con Samp, cerca di chiudere in quinta posizione. Mattia, altro fit, a tre piloti nei primi 4 dei fit. Mattia GTF, Vince Nicholas e Samp. Grande prova di stabilità. Grande prova di stabilità per i fit stasera. Seconda, terza e quarta posizione, mentre uno strepitoso Jetix dopo l'errore intorno al giro 19 probabilmente si riprende 2 secondi da Vince Nicholas. Ora già iniziato probabilmente il 24esimo giro. Jetix, due giri e una conclusione, manca poco ormai, con tutte le finali dell'Interforum. Ricordo monomarca Ferrari 488 GT3, circuito di Spa-Francorchamps, 26 giri sull'asciutto, con 4 forum coinvolti, FIT, VDA, R86 e Drive for Fun. Vediamo chi è rimasto Jetix per gli R86, mentre Purpus si è ritirato. Abbiamo il trittico dei FIT con Samp, Mattia e Vince Nicholas. Abbiamo Nicola, 27.05.91, Budry 76, sempre per il VDA. Scusi, purtroppo Pasha, ritirato Pashaman dei Drive for Fun, ritirato anche Purpus degli R86, assenti Chosbet degli R86 e Roby dei Drive for Fun. Mannaggia, questa sera Drive for Fun bocca asciutta. Peccato, essere una gran bella gara, perché fino a quel momento lì Pashaman aveva fatto una gran gara e Masha difendeva un'ottima posizione al centro gruppo, se la poteva giocare fino in fondo. 25esimo giro su 26, andiamo a goderci l'ultimo abitacolo di Jetix, questo giro e mezzo.
secondo set di vantaggio su Vince Nicholas. Il nome lì alla conclusione del serbatoio, quindi ottima strategia. Zero pit stop per Jetix. Un'ottima gestione, 2.22 nell'ultimo passaggio, ottima gestione di gomme e carburante. Tempi sul giro costanti e ritmo gara impeccabile. Abbiamo detto un errore che è stato recuperato da grande, si è subito rimesso in carreggiata, si è concentrato e ha inanellato una serie di giri perfetti uno dietro l'altro. Cordolino, un secondo e due di ritardo sul suo miglior giro. Siamo al 25esimo giro di 26. Tra un po' inizierà l'ultimo giro, ma un secondo e sette da Vince Nicholas. La Blanchimont. Per aver partecipato, guardo se riesco a invitare i primi tre, quindi Jetix, Vince Nicholas e Samp, per le interviste di rito, le gara, se partecipano. Con Jetix che chiude in 2.20.744 nell'ultimo passaggio, inizia l'ultimo giro, il giro 26 su 26. Dotto che porta sapientemente sul Radiglione Rouge la sua Ferrari 458 numero 55 Casper Sky, ritirato ai box il suo compagno di squadra presente stasera a Curcus per gli R86, guida il gruppo dell'Interforum questa Spa-Francorchamps, con una serata da incorniciare. Siamo al 18-19 giro che ha recuperato abilmente, leggero margine di carburante sulla strada di gara. Vince Nicholas negli specchietti a un secondo e sei che ci prova, non ora per Jetix. Quarta quinta via a tutto fondo scala, secondo e otto, secondo e nove vantaggio di questa ultima Stavelot, seconda marcia, ricordo, terza, quarta, diventare forza. Ultima bus stop e vince Jetix 58 davanti allo strepitoso Vince Nicholas. Gara completata con Vince Nicholas, con Stamp che sta arrivando adesso devo crearlo. Wow, Samp. Terza posizione, sto cercando di chiudere. Verrà completata, mancano 136 secondi. Samp sul traguardo. No, Nicola non c'è, Nicola ritirato. Nicola lo vedo ai box, chiude anche Mattia. E adesso andiamo a invitare i giocatori. Abbiamo Jetix, Samp e Vince Nicholas. Intervista di rito.
Mattia GTF, ho invitato i primi tre di stasera, questa Interforum Ferrari 488 GT3. Sentono le voci. Vediamo chi è che entra in party. 76 ora taglia completamente la andiamo a vedere i tempi, eccoli là, 2.19.0 per Jetix, 2.19.4 per Vince Nicolas, 2.19.7 per Samp, poi 2.19.8 ritirato Nicola, 2.20.0 ritirato Pashaman, 2.25.0 ritirato Kurkuz. E concludiamo questa seconda gara, se non sbaglio, del Interforum tra VDA, FIT, con tre posizioni nei primi quattro, e R86 con Jetix. Eccolo qua, Jetix, mi senti? Sì, adesso sì, adesso ti sento. Ciao, buonasera, io sono Nick, le interviste di rito. Allora, gara perfetta, un errorino, ma poi ti sei ripresa la grande. Praticamente da solo fino dalla partenza. Peccato quell'errorino, perché mi è scivolato in frenata, poi si è preso sul cordolo, e poi sappiamo qua i cordoli di Project sono le saponette, quindi l'ho perso un attimo, però vabbè, poi tranquillamente l'ho ripreso. Mi sono ingarellato gli ultimi giri lì con Vince, peccato che lui alla fine poi si è preso quella penalità lì che ha dovuto rallentare. Lo vedo ora. Mi dispiace per lui, se no sarebbe stato un bel finale. Dimmi come hai fatto a partire secondo, avevo visto la qualifica, eri quasi no, primo. No, è secondo perché durante la qualifica non mi è entrato il tasto per il pit limiter, e quindi mi ha dato automaticamente, cioè superando la velocità minima consentita, massima consentita in pit lane, non mi ha, mi ha retrocesso di una posizione per la qualifica. Cosa che però non è stata una brutta penalità, perché mi ha fatto partire esterno, poi ho fatto un'ottima partenza e sono riuscito a stare davanti. L'ho visto, hai fatto una grandissima partenza, sei partito avanti, via andare, e punti importanti per R86, immagino. Eh sì, per la seconda volta di fila portiamo... Avevate Sjosbet che vi mancava, Kurkuz purtroppo si è ritirato, però vittoria, via. Cerchiamo di tappare un po', dai. Dai. La prossima gara quando sarà? Non ne ho la più pallida idea, penso tra 2 settimane. Okay. E sarà... Questa volta toccherà la nostra scelta, la scelta di R86. E sarebbe? Le Mans Bugatti, quindi Le Mans, quella lì dove corrono le moto, le MotoGP. Sì, quella corta, con le R8 GT3. Abbiamo anche Vince Nicolas. Ciao. Ciao, assoluto protagonista anche stasera. Ce l'avevi lì vicino, digli, ci credevi alla fine. Guarda, mi è rimasto un pizzichino lì, ce l'ho ancora sulla gola quella penalità, purtroppo... Ti stavi avvicinando, Sì, e poi... sì. Stavo veramente facendo dei numeri assurdi per rimanere lì dietro, perché è dura stare in scia, poi un setup che era fatto apposta per sorpassare, però nel secondo settore era veramente difficilissimo stare in pista, facevo dei numeri assurdi per stare dietro Jetix, e poi alla fine l'errore è venuto quasi da solo. Peccato che all'inizio non avevo un passo ottimale, perché siete scambiati un Samp che era davanti lui e ti ha fatto passare. Purtroppo i primi giri la macchina scivolava tantissimo, non stava in strada, poi dal settimo ottavo giro ho fatto quello che era il mio passo, sono andato più tranquillo. Poi quando ho visto che Jetix ha fatto l'errore, si sono un po' accese le speranze. Peccato veramente per il finale. Però dai, bella gara. Poi complimenti comunque a Jetix. Complimenti a te. Con tre piloti nei primi quattro, perché c'è anche Mattia, che
che è Sì. risalito dopo la defezione di Paciaman, la disconnessione di Masha, l'errore di Nihola. C'è stato infatti volevo Samp se riusciva a entrare per chiedergli come aveva visto l'incidente, perché c'è stato Nihola e si è girato, però comunque tre piloti fit nei primi quattro, eh. Sì, tutto sommato non è niente male, poi i conti li facciamo adesso e vedremo un Ecco. po' meglio la classifica. Come ve lo Loro vivete? Come lo sono vivete? ben presenti a differenza di noi. Come lo vedete questo Interforum? Vi piace? Cioè, è divertente? Io sì, fino adesso mi sta piacendo perché penso anche alla prossima gara, perché comunque sono circuiti. Cioè sono macchine su circuiti comunque fatti apposta per le gare. Quello che mi preoccupa un po' per me saranno le ultime due scelte. Ah, quindi lungo, lungo. Una bella, sì, con una bella preparazione. E poi un tracciato stradale che non ho mai fatto e mai provato e non so come interpretarlo, più che altro. Sono un po' tosti, sono un po' più difficili, però comunque c'è la possibilità di fare dei gran bei duelli anche lì. E niente, ora se non entra Samp io chiuderei anche la diretta e se volete salutare qualcuno che ci segue comunque nella diretta fatelo pure adesso. Ah, saluto tutti quelli che mi hanno seguito e mi Dai, hanno supportato. mi manderò i link, non vi preoccupate. Va bene. Vince, vuoi dire qualcosa? Ah, va bene così. Io saluto il FIT e poi voglio ringraziare in particolare FEC che in questi ultimi giorni non è potuto Non ha provare potuto causa di problemi partecipare. personali e quindi Un saluto anche quindi da parte mia. Anch'io comunque. saluto Feck, Francescone, insomma, aiuta sempre tutti. Ho provato a invitare un attimo Samp, vediamo se entra nel party. sì, l'ho visto anch'io. Eccolo, eccolo, È arrivato Samp, ci eccolo. Sì, sei? sì, sì. Ciao a Ciao tutti. Samp. Ciao, allora terza posizione sudata, eh? Con un Sì, Nihola arrembante. diciamo di sì. Purtroppo c'è stato quel contatto nelle fasi finali di gara, mi spiace. Cioè, penso che sia stato un contatto di gara, poi il gioco mi ha costretto a ridare la posizione, però è stato un peccato perché ho perso anche un sacco di tempo. E a parte quello, la gara fino a quel momento lì, t'avevo visto un po' in difficoltà, perdevi un po' di tempo su Vince, poi vi siete scambiati all'inizio. Ma diciamo che il passo per stare coi primi due ce l'avevo, purtroppo ho fatto un errore attorno, penso, al settimo, ottavo giro, che ho colpito due paletti all'interno della curva in fondo al Kemmel e ho preso un po' di danno e da lì in poi non riuscivo a scendere sotto il 21, quindi ho iniziato pian piano a perdere. Ho capito. Poi per il resto la gara si poteva concludere meglio, però vabbè, terza posizione comunque va bene per noi, per il team, va sicuramente bene. Mattia in quarta posizione, quindi tre fit nei primi quattro. Sì, esatto. Senti, come ho chiesto agli altri, questo Interforum come ti sembra finora? Impressioni? È una sfida molto avvincente, ci sono piloti bravissimi, anche Jetix qua Grazie. all'interno è stato molto veloce e comunque sarà una sfida fino all'ultima gara. Eccoci. Bene, bene. Allora, con le opinioni di Samp e i saluti, io, che dire, ringrazio tutti per avermi fatto partecipare, ringrazio tutti i piloti che hanno corso stasera in questa stanza 2. Saluto tutto l'Interforum, quindi i quattro forum impiegati. Ricordiamo R86, FIT, VDA e Drive for Fun. Alla prossima, un saluto da Nick86 e ci vediamo. Ciao! Ciao a tutti. Ah sì, tantissimo.